Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo. Sette ai principi dei nani nell'aule di pietra. Cos'è l'aule? È l'aula. L'aula, sì, le rocche, sai, sì, ma le rocche. Nove agli uomini mortali dal fato crudele. E la morte? È la morte, non c'è più. Voglio la morte. No, niente morte, niente morte. Uno al nero sire sul suo trono tetro, nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Un anello per trovarli. Uno per vincerli. Una cosa. Un anello, dai. Un anello. È implicito. Uno per radunarli. Radunarli? Ma come radunarli? Tutti intorno lì. Dai, vabbè, ragazzi, radunatevi, adesso. E al buio, avvincerli. Avvincere cosa? Avvincere. Basta. Nella terra di Mordor, dove le ombre si celano. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono Rick Dufer, grazie ad Ari per la partecipazione all'incipit che ci ha fatto tanto ridere, ragazzi. Come avrete capito, oggi si commenta la nuova traduzione in uscita per Il Signore degli Anelli. Ora, quello che abbiamo letto è la nuova interpretazione della poesia dell'anello, che è una parte centrale ed è una parte delicata perché... è perché nel cuore di ogni tolkieniano quella poesia ha un ruolo speciale, perché è diventata una sorta di mantra, una sorta di nucleo sfolgorante di significato. E ovviamente toccare le parole che compongono questo simbolo della fantasia sfrenata che un adolescente può aver riversato nella visione o nella lettura di questa meravigliosa opera, è una operazione molto molto pericolosa. E visto che Bompiani si appresta proprio alla pubblicazione di questa traduzione, il nome del traduttore non lo conosco, ma quindi non lo citerò, allora mi sono detto proviamo a commentarla, perché è una buona opportunità sia per tornare a parlare un po' di Tolkien, che è sempre bello, voglio dire, per chi se la fosse persa nella prima stagione di Daily Cogito c'è stata la Tolkien Week, cioè un'intera settimana dedicata al mondo di Tolkien, recuperatevela, mi raccomando, basta cercarla sui motori di ricerca, Spotify, iTunes, YouTube, la trovate scrivendo Tolkien Week, e anche per ragionare insieme su un concetto così interessante come quello di traduzione, che è una cosa estremamente delicata, un'arte, una vera e propria arte. Io capisco, e anzi condivido enormemente, la necessità di ritradurre le opere tolkieniane. Per ora, da quanto ne so, soltanto sarà coinvolto Il Signore degli Anelli. Perché? Perché c'è l'uscita del film su Tolkien, che sarà proprio in questi giorni nelle sale, andrò a vedermelo, e se meriterà un commento poi ve lo proporrò. Inoltre l'anno prossimo c'è l'uscita della nuova serie di Amazon Studios, che sarà però incentrata non sul Signore degli Anelli, ma sul Silmarillion, la seconda era. E devo dire che su questa produzione ho alte aspettative. Uno, perché mi sembra che Amazon Studios dedichi sempre grandi energie e grandissima qualità alle proprie produzioni originali. In secondo luogo perché io da anni, anzi da decenni, ripeto che sarebbe bellissimo vedere sul grande schermo o sul piccolo schermo una trasposizione della grande epica narrata nel Silmarillion. E quindi vengo accontentato. In virtù di queste nuove uscite ci sarà un nuovo revival tolkieniano, e quindi è giusto che ci sia un aggiornamento. Però questa traduzione che vi abbiamo proposto in lettura, che adesso vi leggerò in maniera un po' più seria e analitica, mi sembra veramente, veramente, veramente mal consigliata sotto molti punti di vista. Premessa: il lavoro del traduttore è delicatissimo, soprattutto, ripeto, quando si va a toccare qualcosa di... quasi sacro come questa poesia. Il lavoro del traduttore è un lavoro di compromesso, perché quando tu lavori con i linguaggi devi lavorare sui compromessi. Il compromesso tra, per esempio, la musicalità e la restituzione del senso originario. Per quanto possibile sia restituire un senso originario, perché? Perché i linguaggi differiscono in modo radicale, e chiunque abbia
non tradotto qualcosa, ma anche visto tradurre qualcosa, sa che è un lavoro molto difficile. Perciò, questo lo voglio dire, non si può mai demonizzare troppo il lavoro di un traduttore, perché in quel compromesso qualcuno verrà sempre scontentato. C'è stata la polemica legata ad Evangelion con la traduzione di Cannarsi, l'avete visto, e lì però si è venuti a conoscenza di un fatto che molto spesso può anche esserci della cattiva coscienza, del cattivo lavoro da parte del traduttore. Ecco, io credo che qui, se non c'è cattiva coscienza, c'è un cattivo lavoro. Però un'altra piccola premessa. In poesia gli elementi da tenere presenti nella traduzione sono molti di più della prosa. E questo lo voglio dire perché significa che bisogna andare ancora di più con i piedi di piombo quando si va a analizzare una traduzione di questo tipo, perché si tratta comunque di una poesia. Nella poesia ci sono tante altre cose rispetto al significato originario, c'è anche appunto la musicalità, cercare di restituire il ritmo, ovviamente cercare di restituire le figure retoriche formali come le allitterazioni, come le assonanze, ed è una cosa molto molto difficile. Però anche qui mi sembra che non ci siano grandi scusanti di fronte a questo lavoro. A me viene in mente il lavoro di traduzione, in questo caso cinematografico, che hanno dovuto fare i traduttori di Game of Thrones nel Trono di Spade, quando c'era la scena di Hodor, ok? Ed è stato molto divertente vedere che una parola come Hodor ha portato a una montagna, un florilegio di interpretazioni. Per esempio gli spagnoli hanno usato quel Hodor, che in inglese era Hold the Door, in Aguanta il Porton, che fa tanto tanto ridere, mentre qui in Italia è diventato Trova un modo. Ecco, quello lì secondo me dà un'immagine della difficoltà della traduzione. Però bisogna dire che qui in Italia molto spesso noi siamo caduti in scivoloni assurdi. Scivoloni come... Ma basta anche prendere soltanto le traduzioni di alcuni titoli. Voglio dire, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il bellissimo film di Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet, è stato tradotto nel solo titolo come Se mi lasci ti cancello. Ora qui c'è sicuramente una difficoltà oggettiva nella traduzione di un titolo così complicato. Com'è che lo traduci? Cioè, l'eterno luccicare della mente senza punti? Cioè, beh, veramente, no, ovviamente, però manco quella schifezza lì che ha convinto un sacco di gente che quel capolavoro invece fosse un filmetto, tipo quelli di George Clooney, Senni Molli, Tipesto, cioè... E c'è del protagonismo, ecco, questo lo voglio dire. C'è spesso del protagonismo, e qui secondo me c'è del protagonismo, perché si sono andati a toccare dei punti che non era necessario toccare. Cercherò quindi adesso, dopo questa lunga in realtà premessa, di più di 7 minuti, perdonatemi, però c'erano delle cose da dire, cercherò di essere un po' analitico. Io non sono un traduttore, ma ho lavorato da vicino in passato con dei traduttori, quindi capisco il lavoro del traduttore, capisco alcuni concetti, capisco alcune scelte, e altre ho le competenze per criticarle, anche perché poi io ho letto in inglese tutto Il Signore degli Anelli, che per fortuna non deve essere ritradotto in inglese, perciò insomma certe cose io le vedo abbastanza nette. Quindi cercherò adesso di essere analitico e di comparare i tre testi commentandoli mano a mano. E partiamo ovviamente riga per riga con il testo inglese comparato con quello nuovo e quello vecchio della Bompiani. Ora, il testo originale dice Three Rings for the 11 Kings Under the Sky. Ecco, il testo vecchio dice Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende. E devo dire che questa è una cosa che non mi è mai particolarmente piaciuta, perché c'è il risplende. Risplende nell'originale non c'è, e non vedo neanche il motivo per inserircelo. Cosa voleva dire il traduttore con il cielo che risplende? Forse voleva dare un connotato in più al fatto che sono elfi? Essendo elfi, il cielo non può essere immaginato come il cielo nuvoloso, piovoso, no, deve risplendere. Ma non mi piace, perciò io sono d'accordo con il nuovo incipit. Tre anelli, re degli elfi, sotto il cielo, punto, stop e ciao. Il fatto che ci siano degli elfi già ci dice che il cielo è bello, che sembra di essere alle Maldive e non a Rovigo. Seconda riga, Seven for the Dwarf Lords in their Halls of Stone. E la traduzione qui comincia a traballare, perché quella vecchia dice Sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra. Their Halls of Stone mi sembra estremamente lineare. Rocche, peraltro, è una parola interessante, perché al tempo stesso antica, eppure fa capire quello di cui si tratta. E invece la traduzione nuova dice Sette i principi dei nani nell'aule di pietra. Nell'aule, con la A maiuscola. Ma perché?
Cioè, davvero, qui, cioè, quando l'ho letta la prima volta ho detto, cosa? Oltretutto, per i non nerd, dovete sapere che Aule, avrebbe la dieresi alla fine, è una parola fondamentale nell'universo tolkieniano. Non sto qua a spiegarvi che ruolo gioca, però è proprio una scelta stupida da ogni punto di vista, non solo perché nell'aule con la maiuscola non significa nelle aule, non significa nelle sale, non, cioè perlomeno è una parola che di cui mi sfugge completamente la natura, ma oltretutto tu ci metti una parola che ha un connotato nell'universo tolkieniano. Perché? Sono certo che il traduttore conosce questa cosa, quindi l'unico pensiero che ho in mente è che lui avesse in mente quella cosa, cioè aule nell'universo tolkieniano con il suo significato. E a quel punto mi risulta ancora più oscura la sua traduzione, perché non ha nessun senso. Perciò la seconda riga è bocciata in tutto e per tutto. Procediamo. Nine for mortal men doomed to die. Ecco, qui cominciamo a farci male. Cominciamo a farci male perché la vecchia traduzione dice 9 agli uomini mortali che la triste morte attende, e invece si dice 9 agli uomini mortali dal fato crudele. Ora qui, ci sono tante considerazioni da fare. Qui si perde intanto la musicalità, perché la triste morte attende è una musicalità molto molto simile al Doomed to Die, e come ho detto bisogna anche tenere un occhio a quella, la musicalità, il ritmo delle parole. E certamente uno potrebbe dirmi, sì, è stato tolto l'elemento della morte, la triste morte attende, nonostante sia una traduzione molto più chiara rispetto all'originale Doomed to Die, perché l'elemento della morte c'è già in Uomini Mortali. È ok, però anche nell'originale c'è Mortal Man Doomed to Die. C'è la ripetizione della morte, che è un rafforzativo, cioè Tolkien qui voleva dire, ragazzi, cioè guardate che gli uomini mortali muoiono, che è interessantissima come scelta da un punto di vista filosofico. Il fatto che si perda può essere pragmaticamente comprensibile, evito di ripetere morte mortale a distanza di così poche righe, però poi filosoficamente tu stai depotenziando la riga, ed è un peccato perché sappiamo bene che questo elemento nell'epica tolkieniana è non centrale, è proprio protagonista. Fato crudele al posto della triste morte attende. Quindi si sacrificano delle cose. Vabbè, possiamo passare oltre. One for the Dark Lord in his dark throne. Tradotto, uno per l'oscuro sire, nella prima traduzione chiuso nella reggia tetra, e qui invece uno al nero sire sul suo trono tetro. Qui potrei essere abbastanza d'accordo con la traduzione nuova, perché l'allitterazione trono tetro mi piace, pur essendo un po' più tronca nella musicalità rispetto a chiuso nella reggia tetra. La reggia però è una parola che non mi ha mai convinto, quindi possiamo dire che questa quarta riga è abbastanza ok. Certo, non cambia di molto, poteva anche essere lasciata senza grossi problemi, però comprendo le scelte. Perciò procediamo. In the land of Mordor, where the shadows lie. Tradotto anticamente come nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende. E ora ritradotto con nella terra di Mordor dove le ombre si celano. E qui obiettivamente mi chiedo cosa diavolo sia successo. Perché si celano, a parte che è una parola che di nuovo fa perdere, ma lo sentite, cioè voglio farvelo risentire. Leggo le ultime tre righe. 9 agli uomini mortali dal fato crudele. 1 al nero sire sul suo trono tetro nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Cioè, proprio sentite questo crollo del ritmo, questo... Mentre prima, uno per l'oscuro signore chiuso nella reggia tetra nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende. È proprio... c'è un respiro finale. Qua c'è un problema formale, non di significato, perché in fin dei conti il contenuto, vabbè, le ombre si celano, l'ombra nera scende, possiamo dire che forse shadows lie è molto più vicino all'ombra scende, cioè si stende, ok, c'è proprio questa cosa qua dell'accasciarsi, mentre si celano non è esattamente così, anzi sarebbe il contrario, le ombre celano, non si celano, è l'esatto contrario. Però, vabbè, possiamo dire che... Però c'è proprio una rottura del ritmo, ragazzi. Cioè, qui è un peccato perché funzionava musicalmente ed è una poesia, bisogna tenere conto anche di quello. Perciò anche qui io dico bocciata.
E poi arriviamo alle ultime righe, che sono peraltro quelle più potenti, quelle che io non avrei mai sinceramente toccato, adesso vi spiego anche perché, soprattutto non in questo modo. One ring to rule them all. Un anello per domarli, diceva la traduzione precedente. Adesso dice un anello per trovarli. Rule. One ring to rule them all. Ma cosa cacchio è appena successo? Trovarli. Rule. Ma, signor traduttore, mi scusi, che cosa è successo nella sua testa? One ring to rule. È proprio domarli, è dominarli. Ma perché trovarli? Ma perché? Questo non ha davvero nessun senso. Zero totale. Dopodiché c'è, nella traduzione, nell'originale, one ring to find them. Oh, ecco, questo è trovarli. Signor traduttore, abbiamo fatto confusione? Un anello per trovarli è la seconda. Poniamo il caso che si sia voluto invertire le cose. Quindi potremmo dire che il traduttore ha letto prima one ring to find them e poi one ring to rule them all. Non ha molto senso. Forse qui per della musicalità, allora un anello per trovarli, uno per vincerli. Ma sentite che il ritmo manca. Perché manca? Beh, perché non hai soltanto scambiato i termini, ma hai anche tolto un anello. Ma perché togliere un anello e rendere implicita la parola anello, mettendo uno per, laddove invece il testo ripete one ring? Oh, ma porcaccia la miseria, c'è un motivo per cui Tolkien è, no, un interprete, no, un glossatore, no, Tolkien ha ripetuto la parola ring. E il motivo è che si parla del ring, non un ring, non il tuo anello di fidanzamento, l'anello della circonvallazione di Milano, no. Si parla dell'anello unico, dell'anello del dominio. Quindi non puoi rendermelo implicito così. Oltretutto sacrificando la musicalità e il ritmo del testo. Un anello per tantan, un anello per tantan, un anello per tantan, 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 tantan. Ok? Cioè, funziona. No, invece così non funziona più, signori miei. Non funziona più. Però, accanto a questo, qual è la parola che dovrebbe essere stata tradotta? Perché, ripeto, trovarli è sicuramente to find them. Quindi c'è di nuovo il rule. Quindi dovrebbe tornare il dominarli. E invece c'è uno per vincerli. Ma vincerli non significa dominarli. Cioè, vincerli ha un significato diverso. Ha proprio una sfumatura completamente diversa. Domarli ha a che fare con il bestiame. E il modo in cui Sauron cerca di domare i popoli della Terra di Mezzo è come con il bestiame. Tu vinci dei nemici, vinci dei tuoi pari. Domarlo, invece, tu domi il toro, il cavallo, il coccodrillo, l'ornitorinco. Nessuno ha mai domato un ornitorinco? Ci proverò un giorno. Però no, non vincerli. Ma perché vincerli? Poi c'è one ring to bring them all. Bring, ma senti che... E mi dice un anello per radunarli. No, ragazzi, no. No, perché radunare non è un atto di forza. Cioè, può essere un atto di forza nei confronti degli oggetti, quando raduno il casino che c'è in casa mia. Ma quando tu parli con dei... stai parlando di nemici. Tu non li raduni, i nemici. Manco dopo averli vinti. Anzi, vi dico di più, radunarli sarebbe più comprensibile se prima ci fosse stato il domarli, perché sì, tu raduni allora lì i capi di bestiame. Però to bring them all è ancora più forte, è proprio ghermirli, la traduzione vecchia, un anello per ghermirli. Ghermire ha la potenza di bring them all, non radunarli. Radunarli è un depotenziamento assurdo. E poi c'è all and in, bring them all in the darkness bind them, che viene tradotto prima con e nel buio incatenarli, che è proprio perfetto. E qui invece è al buio avvincerli. Ma scusami, ho capito che vuoi fare che non è manco una rima, ma è proprio una ripetizione di vincerli. Uno per vincerli, uno per radunarli, e al buio avvincerli. Che già di per sé, dal mio punto di vista, non ha nessun senso, perché in una poesia non può esserci una ripetizione di una parola così
lampante, come vincerli. Porca miseria, diventa pesantissimo qui. Ma poi di nuovo è bind them, in the darkness bind them. E questo significa letteralmente legarli, incatenarli, schiavizzarli. A vincerli invece porta via questo aspetto così violento. E poi ovviamente si conclude con In the Land of Mordor, Where the Shadows Lie, che è di nuovo nella terra di Mordor dove le ombre si celano. Cioè, capite bene che questo testo, quando io l'ho letto, mi sono detto, vabbè, adesso mi ha fatto venire il nervoso, aspetto due orette, me lo rileggo appena i pensieri si sono sbolliti. Però la seconda volta è stato peggio. È stato peggio perché ci sono proprio delle scelte che non solo non comprendo, ma che per me sono dannose per il testo. Ora, una persona che non sia così dentro l'universo tolkieniano potrebbe venirmi a dire, vabbè Rick, ma che nerdata incredibile. E vabbè, puoi anche pensarla così. Però qui si sta parlando di qualcosa che, ripeto, ha a che fare con l'immaginario pop che è entrato nel cuore di milioni, decine di milioni, forse centinaia di milioni di persone. E quando tu cerchi di cambiare qualcosa di questo tipo, tu devi entrare letteralmente come un gorilla in un negozio di cristalli, devi starci molto attento ed evitare di voltarti troppo bruscamente perché distruggi tutto. A mio parere qui siamo entrati con una mandria di elefanti nel negozio di cristalli e si sono fatti i danni. Ed è un peccato obiettivamente perché a me fa perdere letteralmente la voglia di affrontare poi la nuova traduzione. Perché una nuova traduzione che avesse, per esempio, fatto dei miglioramenti come quello che ho detto nella prima riga, il cielo che risplende, che non è più il cielo che risplende, oppure persino la triste morte attende, avrei anche potuto capirli e avrei detto sì, no, beh, ci sta, però ci sono, vabbè, non ve le ripeto, ma ci sono delle scelte che per me sono sia pragmaticamente che filosoficamente inaccettabili. Perciò, qual è la conclusione di tutto questo? Beh, la conclusione è che io non comprerò la nuova traduzione di Bompiani del Signore degli Anelli, rimarrò aggrappato alla mia prima bellissima traduzione, anche perché poi un lavoro di questo tipo su un testo così delicato mi fa mal sperare sul resto del testo, che è un testo estremamente complesso quello di Tolkien, e quindi mi fa proprio mal sperare, e spero che il resto del lavoro sia di maggior qualità. Questo è sicuramente, dal mio punto di vista, una stroncatura netta per tutti i motivi che ho detto, ma soprattutto perché si perde veramente tantissima parte dello spirito che c'era nella prima poesia, e questo è veramente veramente un peccato. Non so, questa è la mia opinione, magari mi dite voi cosa ne pensate. Se volete trovare la traduzione, la nuova traduzione e la vecchia, io vi metto dei link sotto così potete compararle e farvi un'idea vostra. E credo che con questo sia tutto, e quindi aspetto i vostri commenti per sentire che cosa ne pensate. Io, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, e noi ci risentiamo ovviamente domani. Ah no, vi ricordo anche un'altra cosa, questa sera alle ore 21 sul mio primo canale YouTube si terrà la live monografica, finalmente, su John Locke. Quindi non mancate, vi aspetto, sarà una bellissima serata e potremo chiacchierare, parlare delle sue opere, idee, della sua vita e di tutto quanto quello che ne consegue. Perciò sotto il link non mancate e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.